pari frascarelli ci serviranno 2 litri d'acqua, 50 g di riso e 400 g di farina, un uovo, per il sugo, carota, cipolla e una cossa di sedano, 200 g di piselli, vanno bene pure quelli surgelati, una melanzana, 600 g di passata di pomodoro, del sale, un bel po' di parmigiano, olio extravergine d'oliva. La prima cosa che facciamo è di mettere a bollire 2 litri d'acqua in una pentola capiente. Visto che belle brocche c'ho per l'acqua io? Veramente. Così non mi sbaglio più la misura. Portiamo sul fuoco e accendiamo. La base dei frascarelli la fai tu? Sì, la faccio io, ok. Spiegaci come fai. Allora, metto prima la farina. Poi rombo un uovo. Poi con le mani iniziamo la lavorazione. Si fa tutti i giugiurullitti, come si dice in dialetto, cioè grumetti. Quando l'uovo si è sfaldato, incominciamo a fare così. Si scioglie. Fino. Mentre zia continua con questa lavorazione, io e te prepariamo il sugo. Va bene. Io ho pensato di fare un sughetto per i frascarelli con le melanzane e i piselli, però si possono fare tutti i tipi di sugo. Una roba di verdura ci sta, che sì, dici? Sì, sì, vero. Io il periodo che si trovano i carciofi, li fai faccio con i carciofi, le taccole. Come faceva mamma. Come faceva mamma. Quindi sono in una pentola faccio soffriggere la cipolla, la carota e il sedano. Vado abbondante d'olio, sì? Tu taglimi la carota, la cipolla, che è quella che fa piagna, la faccio io. Va bene, fina. Ma tu che sei, una nonna severa o una nonna che le dà tutte vinte? Ti dirò che delle volte è anche severa, Perché lui è birbante, è un brigante. È un birbandino, Il nipote di zia Rosella si chiama Davide. Davide. E invece Silvia già è scelto il nome. No. Perché mia cugina Silvia è incinta di una femminuccia. Una femminuccia, la bella della nonna. Dopo tanti maschi arriva una femminuccia. Daniele, quando poi Silvia avrà partorito, i frascarelli bisogna che glieli fai. Infatti, perché una volta, quando una donna aveva partorito, i frascarelli glieli faceva perché faceva latte. E allora le mamme gli faceva mangiare i frascarelli. Facciamo soffriggere un momentino, buttiamo il riso nell'acqua, basta che sia un po' calda. Il sale ce lo mettiamo quando? Anche adesso. Un po', ce lo metti adesso. Metto io? Vai. Dopo ce lo mettiamo l'aggiunta perché te magna sciapo. Io direi che potremmo cominciare a tagliare la melanzana, sì, vai. Sì. Questa è bella grossa, la facciamo a metà però. Ci facciamo prima. Cicciona. La facciamo a dadini. Finché tu finisci a tagliare io ci metterò i piselli, che dici? Sì. Perché queste fa presto a cuocersi. I pisellini sono congelati, ci mette un po' di più. Queste è morbide. Buttiamo anche le melanzane. Un pizzico di sale e facciamo insaporire tutto. Io ero l'unica nipote femmina quando ero piccoletta io. Vi ricordate? Come no? La femmina. Anche se io ero un maschiaccio quando ero piccola. Però quando eri piccoletta ti piacevano i vestiti. Perché anche quando andavi a dormire, volevi andare a dormire con la camicia da notte, non ti volevi. Vedete lì ora metto il pomodoro, Mettiamo il pomodoro e poi dopo tu puoi cominciare a mettere i frascarelli. Sì. Allora, questo bolle e questo lo facciamo andare piano. Tu controllamelo, zia, non me lo fa bruciare su. Tranquilla, Benedetta. Dai, io giro e tu metti. Vai allora. Praticamente dobbiamo fare tipo come quando si fa la polenta. Quindi questo impasto qua va messo in pentola piano piano e contemporaneamente si gira. Nel frattempo si sta cuocendo il riso all'interno. Si finisce di cuocere il riso. Scusa. Questo adesso... Più si cuoce, più si addensa. Poi sai, Benedetta, se vedi che è troppo denso, ci metti un goccetto d'acqua calda. E l'ammorbidisce. Si ammorbidisce. Secondo me è tornato pure Marco, perché sono sentito nuvola che ha abbagliato. Ah sì? Quello quando si sente l'ora da mangiare si presenta sempre. Diavolo stupido. Bisogna sempre mischiare? Sì, certo. Allora dammi un po' un attimo il gambo. Ti aiuto io? Questi frascarelli è una cosa... che abbiamo inventato noi quello col riso, perché i veri frascarelli prima si faceva solo con la farina, però con la farina
e l'acqua che si appendeva ai manifesti che diventava come una colla. Il riso è andato per una decina di minuti. Quando ha iniziato il bollore abbiamo aggiunto la farina e facciamo cuocere per altri 10-15 minuti. Senti, vedete, questi è pronti, eh? Ma mi sa pure lo sugo di tirocello. Quindi togliamo dal fuoco ed impiattiamo tutto. Vabbè, sto piatto che dite, ci va tutto? Come no, vabbè. Allora, Rosy, mettiamoci un po' di sugo io sotto. Ok. Mettecelo, non va la... Ma non va la migregnosa, lo sai. Questi se ne è buoni, le sugo, se ne non si mangia, eh? Ecco, adesso... Oh, adesso arrivo io, Benedetto. Cominciato un po' proprio a angolare, come si dice. Infatti. Ma deve essere così, il piatto è proprio così. Oh, Daniele, però ti è venuto bene, eh? C'è un bello aspetto, guarda. Ma zia... Poi quando li assaggi, vedrai. Sono ghiotta di questi, eh? Mm-hmm. Ecco qua. Passa qua lo sugo, Rosy, così. Ecco qua, venite. Metto io. Vai, metti tu, va. Ah, questo è buono. Ce ne vuole tanto di sugo, eh? E poi un ultimo strato di sugo sopra. Mi raccomando, il sugo deve essere abbondante, eh? Sì. Poi, Benedetta, se c'hai un po' di parmigiano, una bella angasciatella, ci sta proprio da Dio. Ok. Ecco qua. Piace a tutti, Ciro, Cacio? Sì. Eccoli i frascarelli. Dai, zii, siamo state brave però, eh? Beh. Allora assaggiamo? Sì. Ok. Per questo ci vuole il cucchiaio, eh? Sì. Che buoni, vedete? L'abbiamo fatto in casa per voi. Per preparare i frascarelli mettiamo l'acqua in una pentola e la facciamo scaldare. Aggiungiamo il riso e facciamo cuocere per circa 10 minuti. In una ciotola uniamo la farina con l'uovo ed impastiamo con le mani. L'aggiungiamo in pentola poco alla volta. Continuiamo a mescolare con una frusta per far addensare e lasciamo cuocere per 10-15 minuti. Versiamo in una pentola l'olio, tagliamo la cipolla, la carota e il sedano e facciamo soffriggere. Cuociamo i piselli con il soffritto e aggiungiamo la melanzana tagliata a dadini. Saliamo, uniamo la passata di pomodoro e facciamo cuocere. In un piatto facciamo un fondo di sugo, aggiungiamo i frascarelli e copriamo con un altro sugo. Spolveriamo con un po' di parmigiano.